tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Carto Pazzo. Io sono Alessandra e questo è il mio mondo. Oggi sì, oggi vi mostro questa nuova agenda che io ho comprato su AliExpress. È un'agenda dedicata assolutamente a Mulang. Infatti, come potete vedere in copertina e dietro la copertina, in tutta l'agenda ci sono tantissimi disegni di Mulang. Io la trovo troppo bella, bellissima, e soprattutto è molto diversa rispetto alle altre agende, perché, vi spiego subito, questa agenda è un'agenda coreana e quindi è diversa dalle agende classiche a cui noi siamo abituati, perché praticamente noi decidiamo in quale mese fare iniziare l'agenda. Esempio, io l'ho acquistata a febbraio. Sappiamo che i mesi iniziano da gennaio fino a dicembre, ovviamente. Io posso far iniziare questa agenda da febbraio. Non sono obbligata a far iniziare da gennaio, quindi per me questa è la soluzione, ovviamente, a tutto. Perché non c'è bisogno che lascio, ad esempio, un mese tutto vuoto, ma posso iniziare la mia agenda quando voglio. Prima di iniziare a farvi vedere nel dettaglio la nostra agenda Mulang, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche e ovviamente di seguirmi su Instagram. Io direi di iniziare ad esaminare la nostra agenda Mulang. Allora ragazzi, questa è l'agenda e mi è arrivata appunto in questa bustina. Come potete vedere è arrivata con questa bustina, appunto, come vi dicevo, con queste scritte coreane che sinceramente non capisco. Ma adesso direi insieme di spacchettarla. Carta la leviamo e vi farei notare innanzitutto questo. E questo, cioè, è bellissima, con Mulang qui che ci guarda e Mulang qui, ovvero il dietro. Cioè, è fatta troppo bene. Inoltre volevo tra l'altro precisare che questa agenda l'ho comprata per la seconda volta, infatti ora vi farò vedere anche la prima. E tra l'altro l'idea di comprare questa agenda mi è venuta da un canale che io seguo tantissimo, che tra l'altro vi consiglio di seguire, e si tratta del canale della mia grande amica Crizia, ovvero Cherry Bloom. Vi consiglio di andare a visitare questo canale perché è veramente stupendo, e vi lascio ovviamente il link del canale in descrizione. Grazie a lei io praticamente ho potuto vedere com'era questa agenda e ho deciso di comprarla. Come vi dicevo, è la seconda volta che l'acquisto, infatti questo è un venditore e l'altro invece un altro venditore, e vi faccio notare subito la differenza. Allora, la differenza praticamente già la state notando, anche se forse in camera non si vede bene, ma l'agenda che ho appena comprato, ovvero che ho comprato da poco, è di un altro tipo di rosa, è più rosata, mentre questa qua è più sul arancione, ecco. E inoltre, poi vi farò vedere le mie decorazioni tra l'altro, inoltre prendiamo qualche pagina ancora vuota, ecco, vi farei notare che questa è stampata in modo diverso rispetto a questa. Questa è più scura, stampata più scura, mentre questa è stampata più chiara, ma comunque vi farò vedere adesso nel dettaglio. Allora, come abbiamo visto, questa è la copertina, questo è il dietro e questo è il davanti. Poi, aprendo l'agenda, troviamo appunto delle tasche, una qui e una qui. Io in questa, in quella diciamo vecchia, in questa qui, avevo messo gli sticker qui, ma praticamente poverina è gonfiata tutta perché ne avevo un bel po', e poi ho deciso di mettere tutto in un contenitore di plastico che ho preso dai cinesi, quindi adesso sono un po' più sistemate. E queste tasche, se non mi sbaglio, sì, una tasca grande ce l'abbiamo anche qui, e poi qui abbiamo anche il porta penne. Poi, andando avanti, troviamo questo disegnino, ecco. E poi abbiamo quest'altro disegnino anche qui. Io amo da impazzire Mulang, non so se voi lo conoscete, ma fanno anche i cartoni animati in TV praticamente.
Poi abbiamo la pagina dove scrivere appunto il nome e cognome, chi siamo e tutto il resto, con un altro disegnino di Molang. Poi qui praticamente è la sezione dei mesi, appunto gennaio, febbraio, faccio vedere da vicino. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Qui appunto possiamo mettere praticamente quello che vogliamo in base al mese, ovvero i compleanni, se c'è un evento in particolare a tot di mese, perché qua ci sono anche appunto, come potete vedere, i giorni. Quindi possiamo scrivere ovviamente qualche evento in particolare che ci interessa. Poi invece qua dovrebbero essere i giorni, credo. Sì, perché praticamente è scritto in coreano, ma dovrebbero essere praticamente i giorni della settimana. Vi farei notare tra l'altro come i disegni sono appunto, come vi dicevo, stampati scuri rispetto all'altra. Spero che si veda bene, ma i disegni praticamente sono stampati molto scuri. Poi andando avanti c'è la solita pagina, quella di prima, e qui abbiamo quest'altro disegnino di Molang con le scritte coreane. Poi qui viene il bello dell'agenda, praticamente. Innanzitutto qui dove c'è il disegno di Molang si può iniziare praticamente il mese. La cosa, come vi dicevo, particolare di questa agenda è che potete iniziare da dove volete. Non siete obbligati a iniziare da gennaio, potete anche iniziare da febbraio, potete iniziare da marzo, potete iniziare ad esempio da aprile, da dove volete voi, perché l'agenda appunto poi prosegue in base a come la impostate voi. Quindi se ad esempio adesso siamo a febbraio e io la voglio fare iniziare a marzo, posso tranquillamente incominciare a decorarla da marzo. Ad esempio qui io gli disegnerei, sempre ispirandomi alla mia amica Crizia, dei bellissimi disegni che ricordano molto il mese. Ad esempio il mese di marzo, qualcosa magari che potrebbe succedere a marzo, e fare il disegno qui. Poi qui inizia, diciamo, l'agenda proprio vera e propria. Come potete vedere abbiamo un disegnino qui, diciamo, vuoto, dove possiamo in poche parole attaccarci qualche sticker. Qui abbiamo sempre lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, ovviamente scritto in inglese. Qui abbiamo una sorta di note dove poter scrivere quello che vogliamo, e questi sono praticamente tutti i giorni, in poche parole. Qui abbiamo veramente la libertà di sbizzarrirci a decorare. Come potete vedere c'è anche un disegnino di Molang. Poi, proseguendo con l'agenda, qui abbiamo praticamente un angolo dove poter, in poche parole, mettere, diciamo, una sorta di lista di cose da fare. Come potete vedere ci sono tutti questi quadratini dove poter mettere, diciamo, una V, e sono fatti apposta appunto per magari mettere la V in una cosa particolare che noi abbiamo già fatto, in poche parole, come ad esempio nel mio caso pubblicare il video nel canale, inviare un ordine Avon ad esempio, registrare un video sui tutorial, sulla cartopazia. Basta scriverla e poi mettere la V quando abbiamo fatto, diciamo, ciò che dovevamo fare. Poi andando avanti invece abbiamo questa sezione. Questa invece è la sezione praticamente vera e propria dei giorni. Quella era più semplificata, questa invece è più nel dettaglio. Come potete vedere, come tra l'altro nella sezione precedente, abbiamo sempre questo disegnino, ecco, dove poter incollare i nostri sticker. Qui ci sono sempre i giorni della settimana: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
e mi fa impazzire perché ha tutti questi disegnini. Questa è praticamente la sezione perfetta per poterci sbizzarrire a decorare. È la sezione perfetta praticamente per poter fare tutto quello che vogliamo: attaccare degli sticker, scrivere delle frasi o scrivere ovviamente se determinato giorno abbiamo qualcosa da fare. È veramente fatta bene. Stessa cosa da questa parte, ci abbiamo appunto questi altri disegnini di Molang. Qui abbiamo questo, poi andando avanti quest'altro disegnino con questo. Continuando, l'agenda è sempre così, ovviamente, sempre con questa struttura fino a quando ovviamente finisce il mese. E ogni pagina, come potete vedere, ha questi meravigliosissimi disegnini. Qui c'è anche questo. E qui finisce il mese ed inizia l'altro mese. Come sempre, qui possiamo fare una decorazione inerente al mese. Qui ci sono tutti i giorni, ovviamente più generici, ecco, più piccoli, la solita riga dove poter scrivere, dove poter in questo caso incollare un nostro sticker. Come potete vedere, la forma è diversa, i disegnini, e l'agenda poi è sempre praticamente così. Continua praticamente, come potete vedere, sempre in questo modo. Quando finiscono ad esempio i mesi, quindi quando abbiamo terminato la nostra agenda, questa è l'ultima pagina ovviamente, con questo bellissimo disegno di Molang. Qui c'è praticamente, qui Molang, qui praticamente abbiamo la sezione, come potete appunto vedere, la sezione per poter scrivere i nostri appunti. Sono semplici fogli a righe e possiamo scrivere ovviamente ciò che vogliamo, se vogliamo appuntarci qualcosa. E qua invece abbiamo semplici fogli bianchi, dove invece possiamo disegnare qualcosa, sempre lo stesso disegno di Molang, sempre fogli, ma in questo caso a quadri. E poi infine abbiamo la possibilità di disegnare e di scrivere con questi fogli bianchi per metà e a righe per l'altra metà. E questa è la fine praticamente della nostra agenda. Vi faccio vedere da vicino la fine dell'agenda. Abbiamo appunto questi disegnini di Molang e dei suoi compagni e queste scritte in coreano che io sinceramente non capisco. Magari mi aiutate voi, mi riscrivete nei commenti che cosa vuole dire. E questo è la fine praticamente dell'agenda. Ragazzi, questo era il video dedicato alla nostra bellissima agenda Molang. Come avete potuto vedere, è veramente veramente particolare, molto diversa rispetto alle agende classiche, e io la amo veramente da impazzire. Mi piace tantissimo poterla personalizzare e poterla decorare come voglio. Veramente ottimo. E poi mi piacciono tantissimo i disegni di Molang. Poi ragazzi, guardate che carino. Cioè, è proprio gucciosissima e stupenda. Non vedo l'ora, nei prossimi video, di poterla decorare insieme a voi. Vi ringrazio tantissimo la mia cara amica Crizia e il canale Cherry Bloom per avermi ispirato a comprare questa agenda, perché se non era per te, io questa agenda non me la compravo. Il video finisce qui. Io vi ringrazio come sempre della visione, spero tra l'altro che il video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia piaciuta lei. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel like al mio video se vi è piaciuto, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, di condividere questo video magari ai vostri amici appassionati di cancelleria e di seguirmi su Instagram, dove magari chiacchiereremo un pochino e parleremo appunto delle nostre agende preferite. Non mi resta che darvi un grandissimo bacio e un grandissimo abbraccio stridoloso. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!